La Lazio è campione d'inverno, gira in solitudine con 28 punti ed ora anche il conforto dei numeri nella volata verso la Serie A. Contro la Cavese la Lazio ha sofferto, ha avuto qualche problema per via delle marcature molto strette degli ospiti e soprattutto ha patito a lungo il ritmo praticato dalla squadra di Santini. Una partita non bella, a tratti spigolosa, frequentemente interrotta dall'attento arbitro Pairetto, ma che ha avuto una cornice di pubblico eccezionale con oltre 10.000 tifosi giunti da Cava dei Tirreni per continuare a vivere il meraviglioso sogno che si chiama Serie A. Bella squadra la Cavese, attenta, veloce, si affida spesso e volentieri al contropiede sempre pungente. La Cavese è una realtà, dopo aver messo in crisi Milan, Bologna e Catania, ha cercato di ripetersi anche all'Olimpico e per 80 minuti si è riuscita. Contro una Lazio a tratti disunita senza l'apporto al centrocampo di Manfredonia, la formazione ospite ha puntualmente ribattuto le tante offensive laziali. Al 16° della ripresa ha trovato anche il gol del vantaggio, grazie ad una iniziativa personale di Cupini, che ha saputo pescare un jolly al momento giusto. La reazione della Lazio è giunta puntuale, ma la scarsa vena di alcuni biancocelesti non ha contribuito a concretizzare le tante manovre offensive. Alla mezz'ora la Lazio ha l'occasione buona per pareggiare, ma prima è bravissimo Paleari ad opporsi alla deviazione di D'Amico, poi lo stesso capitano biancoceleste cicca la palla a pochi passi dalla rete. A 9 minuti dal termine, quando tutto lasciava pensare il contrario, la Lazio ottiene la rete dell'1-1, punizione di Giordano e colpo di testa di Vella. Poi la Lazio vorrebbe la vittoria, ma nel momento in cui avrebbe bisogno dello sforzo di tutti i suoi uomini, c'è l'espulsione di Saltarelli. In 10 la Lazio si accontenta di un pareggio, ottenuto in verità contro una compagine gagliarda e intraprendente.